Ciao ragazzi, come state? Benvenuti, benvenuti su questo canale, benvenuti alla prima puntata di... This is Tutta Cultura! Ragazzi, solo per voi, oggi in anteprima ascolteremo Cromatica, il sesto album in studio di Lady Gaga. Lo commenteremo insieme, quindi reazioni a ruota libera, a ruota. Già sei emozionata. Sì. Assolutamente, non vedo l'ora. Arriviamo da qui, da un'era da Joanne, l'era delle ere. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, adesso partiamo subito con l'ascolto. Siamo pronti, gasati, emozionatissimi. Siamo pronti, partiamo. Aspetta. Però essere psicologica qui ci vuole. Mi batte il cuore. Respira. Okay, partiamo con la traccia 1, Cromatica 1. Entra a tu. Mi sembra. Esce così. Allora. Calma. Quindi prima traccia abbiamo un interludio, un preludio di apertura con l'orchestra. Trionfante. Capitolo 1. Trionfante. Bella, epica. Che quindi casa. Partiamo con la seconda traccia che è Alice. Ed è tra l'altro una delle più... Dark. Si parla di questa traccia, quindi vediamo. Let's go. Shakira si riparte. Cosa ne pensate? Esattamente quello che mi aspettavo. Dai. Da quest'album nel modo più mainstream possibile. Poi c'è questo effetto, diciamo, contrapposizione tra la musica che è bella pompata, felice, da ballare, il testo che probabilmente invece è molto dark, abbastanza doloroso. Cosa abbiamo? Te la scopriamo? Dai, facciamo un commentino anche su questo. Stupid Love ormai... Quasi datata, consacrata. Ci ha spiazzato all'inizio quando l'abbiamo sentita. La prima volta ci siamo chiesti, ma cosa sta succedendo? Gaga sta andando incontro alle richieste del mercato per una volta, cioè è strano, no? Ma lei è sempre andata un po' incontro alle richieste del mercato, ma a modo suo, esatto. E questa canzone poi era già stata leakata tempo prima dell'uscita, è stata un po' spoilerata l'uscita, è stata forse un po' colpa di quella cosa lì che ha un po' ammazzato l'hype, però il pezzo funziona bene, ha queste sonorità, la Born This Way. Andiamo avanti. Let's go. Io sono curiosa, ancora non... Rain on me. Rain on me, allora, video per me... Spettacolare. E infatti il mio trucco di oggi è ispirato a questo video. Inizialmente uscita abbiamo storto un po' il naso, ma perché non sapevamo bene cosa aspettarci da questa Gaga. Quindi non avevamo ancora capito in che direzione volesse andare a parare. Vabbè, ok, abbiamo capito, ora ci abituiamo e balliamo, quindi ok. Free woman. Cioè, fatto tutto l'album così. Una serata intera, tutte le cose Gloria Gaynor, le queen della dance. Esatto. Comunque l'identità dell'album è abbastanza chiara. Sì, assolutamente. Almeno fino a due, non Lady sappiamo. Lady Gaga ce l'hai fatta di nuovo.
Ci hai fregati. Sei una burlona. Prima ci hai fatto dubitare e poi ci hai messi a sedere qui adesso. Tonight. Attenzione. È la Madonna. Age of the Glory, mi ha ricordato. Sì. Age of Glory. Sì. Ora parte. Citazioni. Questa finora è quella che mi piace di più. Bello questo pezzo, ha dei bei feels che ricordano Hair, quindi bei tempi di Walk This Way. Cromatica 2, un interludio. La transizione. Ragazzi, comunque la qualità di questa orchestra è tipo... da teatro la scala, cioè cosa sia? Questa in disco si balla. Bloody Mary proiettata nel futuro. Bellissima, balliamo. Sai tipo quei momenti di disco in cui abbassare il volume. Esatto. E Macarena. Mamma mia. Per me è una delle più belle dell'album. Non so cosa cioè, dire. Non c'è. Per me questa qui è assurda, proprio quel sound lì che vi fa... È futuro e passato allo stesso tempo questa canzone, è un sound assurdo. Grande. Andiamo avanti. Grande Gaga. Plastic Doll. Così, dai. Così. Non il migliore dell'album, sicuramente. Poi magari ho perso il primo ascolto, ovviamente, quindi sono impressioni del primo momento, però potrebbero cambiare. Andiamo avanti. Sour Candy, Blackpink. Noi ci siamo fissati con le Blackpink in questi giorni. Sono fortissime. Il pezzo è già stato rilasciato venerdì. Yes. Comunque noi siamo fan delle Blackpink. Yes. Inside. Di pausa questa cosa qui. Sì, bravo! I love sex, American Express. Quel sound lì, è quello lì 2010 esatto. Siamo qua. Per questo che ti sembra più moderna, perché le altre sono più dance 2000. Questa qua è dance, siamo già... Cioè l'evoluzione della dance, diciamo così. Yes! Cosa vogliamo dire su Bella, Sour questa, Candy? Questa canzone... Che rispecchia il nome. Che è una Sour Candy. Yes. Esatto. Allora, Enigma. Let's see, Enigma. Comunque io ci ho sentito. Mia, we can be heroes. C'era praticamente un album di Shakira... del 1996 o 7 se non erro, si chiamava The Remixes, praticamente era un album di remix dei suoi primi due album. Ragazzi, cioè il sound era questo, andatevelo a sentire. Enigma, ok, ben capito? Enigma. Bella, c'ha dei spunti vocali epicissimi. Si tira dentro. Sai cosa mi ricorda? Quella canzone che lei aveva fatto per I want your love, I want your love. Lei aveva fatto il videoclip e la canzone è citata in American Horror Story Hotel. Ed è una canzone disco così, molto mi ricorda quello stile lì. Andiamo avanti con Replay. Dai, gara, tirami lo sto schiaffo. Io sto aspettando, cioè... Senti con la sua voce com'è. La sua voce qua è proprio... Sembra di stare dentro un trip. Perché a primo impatto non ha quel piglio che hanno le altre canzoni di quest'album, però secondo me nasconde qualcosa, quindi bisogna ascoltare.
tipo laser, non so che cazzo come lo devo chiamare. Walter, cosa ne pensi tu che... Mi è piaciuta parecchio. Ti piace? Ti ricorda qualcosa che hai già sentito? Lo so, sì, sicuramente. Non so cosa dire di questa. È strana, ve l'ho detto, non è una canzone... Sinceramente non l'ho compresa al 100% ancora. Dobbiamo risentirla. Però è bella, eh? Fascinante. Cromatica 3. Ci avviciniamo verso l'atto finale. Wow, questa è proprio musica classica. Cos'è stato lo strumento? Ah, metti in pausa, Sign no. From Above, quindi si collega direttamente a Chromatica 3. Senza con soluzione. Elton Sir. Elton John. Elton John che fa dance. It's a sad, sad situation. I lived my days before the night. I bella però. Bello. Lui è proprio bello. Carico. È uscito sì. Proprio di... Perché? Ragazzi, geniale, allora io vorrei geniale. Dire una cosa a questo punto del video. Se siete arrivati fino a qui e come noi quando avete sentito questa canzone siete impazziti a sentire questo... A parte che Elton John che sulla dance non l'avevo mai sentito. Già questo ti manda in tilt il cervello. Se siete arrivati fino a questo punto del video io vorrei che scriveste nei commenti una cosa. Hashtag... La dance di Elton John. Qua. Vi prego. 1000 dollars. Questa è un altro pezzo di quelli lì. Come quello di prima. Esatto. Noi che cerchiamo tanto da Gaga in quei pezzi magari non troviamo quello che vogliamo pienamente. Però sono dei pezzi comunque che io penso, cioè, se metti un pezzo del genere in disco, va, cioè gente balla. Ok, è però diverso. Tutto in disco. È difficile, ha fatto un lavoro abbastanza rischioso perché non puoi fare tutte canzoni che sono tutte dei tormentoni. Forse. È difficile. Forse. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. Temo che ragazzi qua Lady Gaga si sta prendendo il controllo. Andiamo esatto, avanti. Esatto. Ragazzi, adesso siamo arrivati all'ultimo pezzo. Babylon. Vediamo come si chiuderà questo album. We only have the weekend. Ragazzi, dunque, abbiamo ascoltato tutto l'album Cromatica, il nuovo album di Lady Gaga, sesto album tra l'altro. Sesto album in studio, allora un lavoro sicuramente dalle sonorità dance. Ritorniamo negli anni 2000, nella dance anni 90, ci fa fare questo viaggio fatto di tormentoni. Cioè è un album assolutamente fatto di singoli radiofonici, non c'è praticamente neanche una ballata, anche se Lady Gaga appunto intervistata per Apple Music, se non erro, ha detto appunto che è un album in cui lei attraversa un processo di dolore, quindi per arrivare alla fine ad essere felice di ciò che è e di ciò che fa.
Quindi noi siamo contenti per lei, se lei grazie, è felice, Gaia, noi siamo contenti. E la cosa che mi salta subito all'orecchio è che è un album, sicuramente devi ascoltare con più calma, quindi anche voi andatevelo a sentire, queste sono solo le prime impressioni, ma è un album secondo me sia per le orecchie più fini che per le orecchie abituate a sentire magari un po' di tutto ciò che passa, quindi secondo me lo scopo era quello, è perfetto perché così si arriva fondamentalmente a tutti, senza parlare della grafica, di tutto il visual che è stato creato, perché è spaziale, bellissimo, un mondo, e ancora abbiamo appena iniziato questo viaggio, perché adesso ci saranno tutte le varie performance live in cui lei ci catapulterà in quel mondo lì, videoclip, sarà sicuramente un sacco di materiale a venire, questo è solo il primo perno, diciamo, dell'era cromatica. Direi che per questo album il voto è 8 e mezzo. 8 e mezzo alla nostra Lady Gaga, Stefano Gervanotta, che ci ha regalato questo album. Dai, ma soprattutto guardate quello che fa Lady Gaga, perché quello che costruirà intorno a quest'album probabilmente ci lascerà ancora di più a bocca aperta. È una sorpresona super piacevole di genere che forse per me non è stato il genere della vita, quindi esatto. È comunque bello perché cioè, mi fa pensare che con Lady, cioè veramente Lady Gaga mi fa ascoltare di tutto, mi fa piacere di tutto, cioè non c'è modo, è vero. Quindi questa cosa cioè per me poi è bellissima. Dopo Star is Born io non mi aspettavo un album così, mi aspettavo un album di ritorno alla musica elettronica, ma non mi aspettavo così, in questo stile. Grazie di essere stati con noi alla prima puntura di This is Tutta Cultura. grazie di essere stati con noi alla prima puntata di This is Tutta Cultura. Alla prima puntata di This is Tutta Cultura. This is Tutta Cultura. Ci vediamo alla prossima puntata in cui parleremo ancora di musica. Questa rubrica in pratica è un po' un ibrido che prenderà forma in base a ciò di cui vogliamo parlarvi. Questo era il nostro primo video per lanciare appunto questo format. Iscrivetevi e lasciate un like, commentate qui sotto, seguiteci su Instagram, trovate tutti i link nell'info box e ci vediamo alla prossima puntata di This is Tutta Cultura. Guarda dentro qui sotto, dillo tu. Allora, iscriviti, lascia un commento qui sotto e mi raccomando metti like, perché così cresciamo e cresce anche tu e crescerà tutta cultura, così anche la tua cultura crescerà. Clicca sulla campanellina per ricevere le notifiche, se no non vedi. Ah, bravo. Perfetto, Walter, lo inserirò proprio così nel video, grazie. È tutto, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.